Amici miei, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi studiamo insieme nessun rimpianto degli 883 e prima di cominciare il tutorial vi devo dire una cosa riguardo questo brano. Non è un brano molto semplice, né da imparare e né da insegnare, e vi spiego anche il motivo. La difficoltà di questo brano non è rappresentata dagli accordi in sé, perché stiamo in tonalità di Do maggiore. Mo gli accordi non l'ho contati, saranno 6, cioè niente di eclatante. La difficoltà sta nell'utilizzo che viene fatto di questi accordi, nel senso che vengono alternati in maniera molto repentina, e questo alternarsi così frenetico degli accordi tra di loro disorienta un pochino, perché fa perdere un po' i punti di riferimento della struttura del brano. Facciamo un esempio pratico proprio con questo brano, vi faccio capire un po' di cosa stiamo parlando. Allora, noi siamo solitamente abituati a cose di questo tipo. Tutti mi dicevano vedrai, na na na, è successo a tutti prima o poi. Comunque sono versi piccoli, un paio di accordi per ogni verso. E invece non è così, vi faccio vedere. Il brano in realtà è così. Tutti mi dicevano vedrai, na na na, è successo a tutti prima o poi, na na na, un giorno, eccetera eccetera. Avete visto quanti accordi si sono alternati in due soli versi? 8 accordi in due versi, tra l'altro piccolissimi. Però, visto che noi non ci spaventiamo di nulla, oggi porteremo a casa il risultato. Io riuscirò ad insegnarvela e voi a suonarla. L'importante è affrontare la lezione in maniera molto razionale, molto organizzata, e andare per gradi. Cominciamo subito. Cominciamo studiando gli accordi, così li vediamo subito, si levano dalle scatole. Do maggiore, indice al primo tasto della seconda corda, medio al secondo tasto della quarta corda e anulare al terzo tasto della quinta corda. Fa maggiore, barré con l'indice al primo tasto, medio al secondo tasto della terza corda, mignolo e anulare entrambi al terzo tasto, ma rispettivamente della quarta e quinta corda. Sol maggiore, anulare al terzo tasto della prima corda, indice al secondo tasto della quinta corda e medio al terzo tasto della sesta corda. Mi minore, anulare medio entrambi al secondo tasto ma rispettivamente della quarta e quinta corda. E poi abbiamo Mi maggiore, che è identico ma in più all'indice al primo tasto della terza corda. La minore, indice al primo tasto della seconda corda, anulare medio entrambi al secondo tasto ma rispettivamente della terza e quarta corda. E Re minore, indice al primo tasto della prima corda, mignolo al terzo tasto della seconda corda e medio al secondo tasto della terza corda. Bene, cominciamo dalla strofa. Ragazzi, in generale, per quanto riguarda tutto il brano, dove ho potuto ho tolto qualche accordo per rendervi tutto molto più semplice. Magari dove si poteva fa ho messo un fa maggiore e meno, piuttosto che un sol maggiore e meno, però diciamo senza snaturare il brano. Primi due giri della strofa: Do maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore. Attenzione, quando dal Do maggiore passate al Fa maggiore, per evitare di fare troppi spostamenti che poi tra l'altro vi fanno diciamo perdere la velocità dell'esecuzione, fate questo. C'è il Do maggiore, ok? Io l'anulare lo lascio in posizione, perché tanto me lo ritrovo poi nel Fa maggiore. Quindi semplicemente l'indice fa il barré, il medio si, diciamo, prende la posizione e il mignolo anche. Quindi non faccio questo, ma questo qua. Tutti mi dicevano vedrai, è successo a tutti prima o poi. Adesso Mi maggiore subito La minore, poi Fa maggiore, Sol maggiore. Ti alzi un giorno e non ci pensi più. Adesso Do maggiore, Fa maggiore e subito di nuovo Do maggiore. Quindi praticamente il Fa maggiore viene utilizzato solo come passaggio, e Sol maggiore. Ti scorderai, ti scorderai. La chitarra si scorda sempre, oh. Adesso per due volte La minore, Sol maggiore, Fa maggiore, Do maggiore. Stesso ragionamento di prima ma all'inverso, ovvero dal Fa maggiore
per passare al Do maggiore non sposto l'anulare, perché abbiamo visto che è una nota in comune, quindi Fa maggiore, lascio l'anulare dove sta, il medio lo sposto una corda sopra e aggiungo l'indice al primo tasto della seconda corda. Ti scorderai di lei, solo che non va proprio così. Ore spese a guardare gli ultimi. Ultima parte della strofa prima del ritornello, attenti perché è un po' insidiosa. Allora, Re minore, La minore, Sol maggiore, Fa maggiore e subito di nuovo Sol maggiore. Ma poi mi sono risposto che non ho. Eccoci giunti al ritornello, il quale secondo me è molto più semplice, perché ha comunque sempre questa alternanza frenetica degli accordi, però almeno la struttura è chiara, quindi è più chiara. Per tre volte è Do maggiore, Fa maggiore, La minore, Sol maggiore, Fa maggiore. L'ultima volta, cioè la quarta, è identico, però invece di chiudere sul Fa maggiore chiude sul Do. Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che appena prima di dormire ti sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po'. La chiusura, ragazzi, la faccio in giardino perché c'è una bella giornata, c'è sta un bel sole, e quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e come sempre iscrivetevi al mio canale, che è la cosa più importante, attivate la campanellina così sarete aggiornati su tutto, appena io praticamente pubblico qualcosa vi arriva la notifica che vi avvisa, e vi lascio anche il mio Instagram, condividete il video e noi ci vediamo al prossimo video. Benz!